Si chiama Bello Fresco ed è un progetto che prende le mosse da un'idea nata in seno alla Latteria Sociale Valtellina, quella di gestire una serie di spacci presenti sul territorio e in esso fortemente radicati. Ad oggi il punto vendita storico di Delebio, assieme a quelli di Dongo e di Bellaggio, nell'area dell'Alto Lago, dove la latteria si è fatta portatrice di un'azione commerciale e di promozione. È un'immagine importante per i territori, quella di presentare i propri prodotti, la ricchezza e la varietà di questi prodotti che spaziano dal latte, i formaggi classici della latteria e dei suoi conferenti dal peggio, al vino, all'aceto, alle erbe officinali, il miele, le confetture, gli insaccati, abbiamo veramente tantissimi prodotti. Ogni territorio trova così, attraverso un'equa commercializzazione di prodotti alimentari distintivi, di nicchie di produzione, l'espressione ottimale delle proprie capacità, dinanzi ad un pubblico di consumatori locali, certo, e perché no anche provenienti da altri territori. Basti pensare al variegato pubblico di turisti presenti in Valtellina lungo l'intero anno. Le risposte sicuramente positive, sia da parte dei conferenti che da parte dei clienti. Il progetto Bello Fresco ha ottenuto un finanziamento sull'operazione 16.4 del piano di sviluppo rurale, con cui Regione Lombardia affianca le realtà del territorio per i progetti di filiera corta. Dietro ad una realtà come quella della Latteria Sociale Valtellina, da oltre 50 anni sta una storia fatta di passione e di impegno, di tante persone, di rapporti umani. Sono 120 circa stalle che tutti i giorni andiamo a raccogliere il latte. È un impegno molto importante, però questa è la cooperativa. Non è stato facile all'inizio, sai, la gente non era abituata e c'era chi era a favore, chi contro, però pian pianino si sono chiuse le latterie di paese, pian pianino abbiamo conferito tutto il latte qua. È stato proprio l'evoluzione, ma anche per le aziende hanno cominciato a ricevere lo stipendio tutti i mesi. Ecco, questo è stato è una grande cosa, ritengo, per la provincia e per noi allevatori. La realtà della cooperativa dà soddisfazioni, ecco. È una grande famiglia. Grandissima, ecco. Una famiglia nella quale cresce il numero di giovani presenze, un ricambio generazionale che fa ben sperare in prospettiva di un futuro verso il quale la latteria di Delebio si affaccia con un'operazione di rebranding. Un nuovo marchio che, partendo dai colori tenui utilizzati nel rinnovato logo, mira ad evidenziare la tradizione, la storia ed il lavoro che stanno alla base di questa realtà. Tradizione nei metodi di lavorazione, quindi che puntano alla naturalità, alla genuinità, alla trasmissione di quello che era la storia. E proprio questo rebranding è questo che vuole raccontare, quindi colori tenui, dai marroni agli azzurri per le linee dei freschi, ai verdi leggeri, quindi una storia che proprio emerge attraverso queste linee che potete vedere poi dall'etichetta che ovviamente porto in mano con me ora.